Un benvenuto a voi che ci state seguendo e come potete vedere sono ancora in nave per il ritorno a casa. Sul mio tragitto di ritorno ho incontrato anche una cosa che mi sarebbe stata non utile, 100 volte utile, che era il Blue Stained Sapling of sto cazzo. Che è della natura. Adesso vi faccio vedere qual è un attimo. Intanto sono in mezzo al mare, quindi non c'è nessun problema. Avevo trovato esattamente questo. No, non questo, scusate. Ho trovato esattamente. Viene fuori di qui, facciamo prima. Dai. Questo. Che adesso non riesco a farvi vedere bene. Ok, adesso qua che è fermo si vede bene. Praticamente ho trovato questo. Solo che c'è stato un problema. L'albero che mi doveva droppare questi, praticamente non me li ha droppati. Io praticamente ho, diciamo, scavato l'albero, cioè ho rotto il tronco dell'albero, ho aspettato che scendessero i sapling, ma non si è sceso purtroppo nessun sapling. Ne ho trovato solo uno, purtroppo non si trovano a mazzi, diciamo. E quindi non trovandoli a mazzi ho dovuto, diciamo, arrangiarmi in quel modo. E niente, purtroppo adesso vediamo un attimo come aggiustarci. Adesso devo trovare l'ingresso del fiordo lì, come cavolo si chiama, per andare ad incastrarmi. Per andare ad incastrarmi verso casa mia, che dovrei passare di qua se non mi ricordo. Qui le rotte commerciali sono un po' un optional perché a memoria non. No! Perché mi si è rotta la barchetta? È colpa tua. Allora, già che. Oh, guarda, che culo, ho una crafting table qua vicino, quindi non ho neanche il problema di doverla andarla a craftare. Allora. Crafting table, questo qui, questo di qua e la freccia la regaliamo a qualcuno. Vai con la barchetta. Via. Allora, stavamo dicendo. Frena, 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 frena. Ma che palle. Ho appena toccato e si è già distrutta. Vabbè, me la faccio a piedi che faccio prima, eh. Dicevamo. Allora, dove si va per casa mia? Di qua. E di qua? Sì. Siamo a altezza di 330 metri da casa. Allora, vediamo un attimo di raggiungere casa, così vi faccio subito vedere due crafting al volo. Io mi dispiace solo che quel sapling lì è stato talmente raro trovarlo che l'ho già perso. Allora, vediamo un po' se c'è un altro. No, lì c'è di nuovo la cosa di Taint, quindi evitiamo di andarci. Speravo di trovare una cosa utile facendo un giro un po' più largo, un po' più diverso, ma purtroppo non è stato così. Speravo di trovare un altro di questi alberi perché se riuscivo a non usare i lapislazzuli, sarei stato, penso, un bambino felice. Lapislazzuli, per adesso, a parte quelli che ho messo nel martello, ho una crisi nera o crisi mistica che sia di materiali, cioè più che di materiali di lapislazzuli, il resto più o meno ce l'ho. Già, sentiamo, mi sa che mi dispiace ammetterlo, ma potrei sentire un pelino la mancanza di Tarf il minatore. Perché Tarf è quello che c'ha aiutato tantissimo nel minaggio la scorsa stagione, quando Jig Battery non esisteva ancora, quando non avevamo delle navi su cui navigare, quando siamo arrivati a casa. Allora, dunque, siamo arrivati a casa, quindi possiamo smettere di dire stronzate. Allora, depositiamo in una frazione di secondo le cose e ci dedichiamo al crafting. Allora, dicevo, dunque, ho 3 livelli, quindi facciamo così. Via, che
che non si sa mai. Allora, roba di legno, roba di legno. No, questa qui è una roba tecnologica, però, vieni qua. Poi, qui cosa abbiamo? Allora, qui mettiamo l'arco che è il drop di un mob. Mettiamo il cuore che è il drop di un mob. La polvere da sparo. Le safarinette. Le piume. Le sapling della giungla che ho preso, non lo so, qualche cosa facciamo. Anzi, il sapling della giungla. Il sapling della giungla. Salve zombie. Com'è? È stato un piacere? Sentite la mia mancanza? Mazzati. Bravo. Ok, dicevamo. Il sapling della giungla, per simpatia, lo vado a mettere qua, così, sull'angolo. Clic. E poi ho delle ossa dietro? No, pazienza, se no le avrei già sfruttato. Dunque, dicevamo, i diamanti li metto qua, la carne di zombie la metto qua dentro, il thallium che è stato un ritrovamento di mob lo metto qua dentro, i coloranti per adesso li metto qua dentro perché se ne è una cosa che serve a livello tecnologico. E andiamo ringraziando ancora una volta qualcuno che non è sul server in questo momento. Dunque, vediamo un po' dove mettere queste zucche. Qua ci sono le carote. No, le possiamo mettere qua. 4, 1, 2, 3 e 4. Perfetto. Allora, distruggiamo una zucca. Cric. E ci mettiamo i semi 1, 2, 3 e 4. Adesso, vecchio stile, abbiamo il nostro innaffiatoio che non mi ricordo però dove l'ho messo. Tanto posiamo i frammenti. E cos'altro di magico adesso? Niente. Posiamo questo con colorante. La lana la possiamo anche bruciare, penso. Poi i seed e il grano li mettiamo qua dentro. Poi cos'altro c'è da fare? La sandstone. Non abbiamo lo spazio. Va bene. Quindi mettiamo a posto questi quattro pezzi di dirt. Questo qui lo mettiamo qua dentro. Division sigillo, io ce n'avevo già uno, ma non mi ricordo dove l'ho messo, qual è il problema. Perché da qualche parte su Division Sigil c'è. Il problema è dove. Eccolo qua, non lo vedevo. Division Sigil, poi la TNT la mettiamo nelle cose tecnologiche. La ruota la mettiamo nelle cose tecnologiche. E cos'è che ho ancora? La lana blu la mettiamo nel drop. E la sand coso per il momento la mettiamo qua sotto. Ok, siamo vuoti di tutto. Ho dimenticato una freccia, scusate. Allora, cosa ci serve per fare il tutto? Allora, iniziamo dalla cosa più complicata. Dov'è? Dov'è il quicksort? Scusi, serve un quicksort? Quicksort? Era quello azzurro, eccolo qua. Il quicksort servono due lapislazzuli, un modulo bianco e un Diamond chipset. Allora, il modulo bianco si fa con due pezzi di carta, due cose di redstone e una goccia di qualcos'altro. Allora, la carta, dov'è la carta? La carta sarà da qualche parte, solo che non mi ricordo più dove l'ho messa. Tanto prendiamo l'innaffiatoio per far crescere le nostre zucche. Eccola qui la carta. Poi prendiamo un lingot house di d'oro, tanto da noi ce ne serve uno solo per adesso per fare la dimostrazione, mettiamola così. E un po' di redstone che è qui sopra, via. Ok, allora, modulo bianco, abbiamo detto il pezzo di gold qua sotto. Io ne faccio tre perché poi li faccio tutti, diciamo, offline, cioè quando non sto registrando. Allora, quelli che mi servono principalmente sono questi qua. Se riesco a posare, ok.
Allora, tre moduli bianchi, prima di tutto. Poi, per fare il... l'ho di nuovo perso. Quicksort. Modulo bianco, lapislazzuli e diamante. Allora, modulo bianco in mezzo. Resto nei lati, ma serve per tutti e... No, non serve per la cosa ai lati. Non serve la cosa ai lati perché io metto questa opzione qua. Quindi... Mi servono solo i lapislazzoli, che dovrebbero essere qua dentro. Ne prendo solo due, perché costano come il sangue, insomma, se si può passare questo termine. Vado a recuperare... cos'è che devo recuperare qui in alto? Ah, sì, giusto, il chipset che dovrei aver messo a produrre prima, molto prima, più di prima. Allora, intanto tu ricominci a fare questi qua rossi. E di qui, eccolo qui, Redstone Diamond Chipset, quello che ci serviva. Attendiamo solo un attimo la mia attraversata. Ok. Ci rintaniamo in casa e mettiamo il Diamond Chipset qui in alto. Abbiamo il Quicksort module, vabbè, quello che è. Poi andiamo a prendere il nostro configurator della mechanism che abbiamo scoperto che serve anche per altre mod. E con una mossa molto millimetrica andiamo ad aprire qui in mezzo l'MK qualcosa. Allora, il Quicksort lo mettiamo il primo qui in alto. Poi, cosa ci serve adesso? Il secondo modulo ci serve il Polymorphic, che si fa con l'arancione e il ferro, quindi l'Iron Chipset. Quindi l'Iron Chipset li ho qua dentro, li avevo visti prima, ne ho 17, e l'arancione lo prendo da questo. Eccolo qua. Perfetto. Dunque, apriamo arancione, arancione e un iron chipset. Polymorphic item sync. Lo teniamo un attimo da parte e andiamo a prenderci il provider che si fa col golden chipset e di nuovo con i lapislazzoli, i mortacci tua. Allora, due di lapislazzoli. Però il mio problema è che non ho fatto un golden chipset. Perché molto probabilmente prima mi sono dimenticato. Quindi, l'unica cosa che ci rimane da fare è questa. Due lapislazzoli e vado a mettere di sopra il nostro pezzo di oros. Nel frattempo, cosa possiamo fare? Possiamo far crescere le zucche. Così, perché non sappiamo cosa fare, cosa facciamo? Facciamo crescere le zucche. Allora, uno di oro. Mettiamo questo e disattiviamo questo. Non so quanto ci vorrà, adesso vediamo un attimo. Vuole 40.000 mJ all'incirca. Si intravede qui in mezzo nella Nei. Qui siamo all'incirca a metà, quindi ci tocca aspettare un attimo. Effettivamente sì, vado un attimo ad innaffiare. Però prima vi faccio già subito vedere, così facciamo prima. Allora, apriamo così. E ci mettiamo il Polymorphic Item Sync qui in alto. Allora, adesso praticamente qualsiasi cosa noi mettiamo dentro questa chest verrà vista dall'altra chest che è quella che ho in casa. E quella chest là, se trova qualcosa dentro una di queste chest qua che metterò a breve, ci invierà amichevolmente, o se non era amichevolmente, ce lo invierà comunque. I nostri oggetti che devono andare dentro la chest. Adesso dentro la chest di Lamy, se non mi ricordo male, ci dovrebbe essere il legno, perché l'ho collegata così a caso e non ho niente di legno da mettere dentro. Però già che sono qua, facciamo una cosa che è una cosa molto carina. No, non è vero, è bruttissima. È bruttissimo quello che è successo adesso, ovvero che c'è Carb che ha joinato il server. Ok.
vi dimostro in diretta che dovrebbe, spero, funzionare. No, non ti voglio salutare, Carlo, mi dispiace. Saluta il tubo. Salute, salute il tubo. Ah, ok, dicevamo. Teoricamente, salvo imprevisti, cosa che è molto probabile. Adesso devo un attimo verificare il funzionamento. Forse mi manca l'item sync, ecco. O il provider, non mi ricordo più. Ma gente che va nel Nether così a caso. Tanto abbiamo. Eh no, eccoli qua che stanno arrivando. Ci hanno messo un po' perché siamo un po' lenti. Tanto gente che si scanna in chat, allora muori. Vedete, ci sono arrivati i nostri Oakwood che avevamo nella cesta, quella lì a casa. Il funzionamento funziona. L'unica cosa è che adesso il sistema, mancando il provider module, che è quello che dobbiamo fare, che è questo qua, quello che ci serve, il golden chipset, sperando che sia quasi pronto, quasi a posto. Ci manca poco, per fortuna. Riusciamo a far vedere quello che c'è qua dentro. Vabbè, Carbo è morto, festeggiamo. Riusciamo a vedere quello che c'è qua dentro, a tutto il resto dell'impianto, quando si metterà poi a produrre cose più preoccupanti. Ok, abbiamo il nostro redstone chipset, sì, redstone, scusate, gold chipset. Corriamo rapidamente a casa, così non mi dilungo troppo nell'episodio. Ci barrichiamo in casa e vi faccio vedere che, facendo così, abbiamo il nostro provider. Una volta fatto il provider, ci basta metterlo esattamente, perché prima mi stava correndo il personaggio, adesso non corre più. Ok, ci basta metterlo esattamente qua sotto. Qua sotto, qua dentro più che altro, e impostargli che dobbiamo lasciargli un item per stack. No, in questo caso io direi di impostargli un item per type. Io di solito lascio un item per type. In caso di ceste particolari, tipo ceste che accumulano cobblestone, sabbia e stronzate varie, lascio un item per stack. Così mi imposto io la percentuale della cassa in cui deve esserci la pietra e la percentuale in cui voglio qualcos'altro. Comunque, per il momento abbiamo fatto l'impianto base 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 di smistamento, e quindi vi saluto e ci vediamo nella prossima puntata. Sperando che non ci sia tipo Carb o qualcun altro di molesto a rompere le scatole, soprattutto che muore nella lava. Quindi, alla prossima. Ciao a tutti.